legata alla situazione di ex commissariamento, situazione di dichiarato dissesto economico, noi siamo a disposizione, chiaramente valutando la bontà dell'opera. Noi in questo momento non conosciamo neanche chi sarà il vincitore, non conosciamo neanche qual è il progetto architettonico che viene proposto. Sappiamo in linea generale che dovrebbe essere un palazzetto di 5.500 posti con apertura addirittura all'esterno, in un complesso tutto rimodernato, che sarà lì la vecchia area ex mercati generali, ex portuario. Noi siamo a disposizione dell'amministrazione comunale per poter intervenire nel completamento di questa opera qualora se ne ravveda la necessità, ma è una disposizione che ho rappresentato al sindaco e all'assessore ai lavori pubblici. Io e il dottor D'Agoli l'abbiamo rappresentata in maniera molto concreta e molto tangibile, quindi la fondazione potrebbe essere in questo momento un valido ausilio per poter completare l'opera qualora l'amministrazione comunale non riuscisse a reperire tutte quelle risorse che sono previste dal bando a carico. Quindi questo devo dire che al momento attuale, visto la doccia gelata, come giustamente hai detto tu, del vincolo del verde, del discorso che è obbligatorio a una ristrutturazione, non è possibile fare un rifacimento di nuovo. Anche in questo momento la fondazione, che è molto attenta alle cose e che ha la volontà di arrivare a un risultato nei tempi minori possibile, ha colto al volo l'opportunità del palazzetto, perché in questo momento sembra quello più, scusa la fontana, sembra quello più in dirittura d'arrivo, quello posto su un binario più attivo, sicuramente un binario morto come potrebbe essere in questa parte.